Non è vero. Non può essere. Non c'è più scopo ormai. Più nulla. Perché vivere? Non voglio più soffrire così. Non posso. Non ne posso più. Perché continuare? Basta, basta, basta. Sei ancora giovane, dimenticherai. No, soffrirai ancora, sempre, sempre. Torna a casa, Linda. A casa? Perché? Sei sola ormai, sola. È finito tutto per te. Ucciditi, ucciditi. Appoggia il marciapiede a destra, fermati. No, mi lasci. Cosa vuol fare? Andiamo, no, calmi. No, non voglio. Non mi costringa ad usare la forza. No, andiamo, no, su, venga con noi. No. Su, su, salga, salga qui. Ma guarda un po', così giovane. Guarda un po'. E allora? Non vuol proprio dirmi perché tentava di uccidersi? Mi lasci scendere? Dica di fermare. Ma perché ci vuol lasciare? Creda a me, la vita non è poi tanto insopportabile. Basta saperla prendere. Qualche ora bella c'è sempre. E poi bisogna aver fiducia. Dio non abbandona mai completamente. Dio, Dio, che aiuto ci dà quando si soffre? Mi lasci in pace, oh Dio. Ah, sposata. Allora la cosa cambia aspetto. Dove sta suo marito? Sono cose che non la riguardano. Mi lasci scendere. Non posso. Io sono un medico e lei in questo momento è malata. Commetterei un delitto abbandonandola. No, non sono malata. Sono libera e padrona delle mie azioni. Mi lasci scendere. Non ho paura della morte. Lo so, e voleva suicidarsi. E può sempre farlo, ma non ora, non oggi, domani. Ne avrà sempre il tempo. Venga, signora, scenda. Scenda, la prego. Andiamo, che non ho tempo da perdere. Scenda, su. Andiamo. Largo, per cortesia, largo. È già morto, dottore. Poveraccio. Com'è ridotto? Si è buttato dal settimo piano. Forse era malato. Sì, malato. Malato di fame. Chissà, uno dei soliti innamorati infelici. Ma che innamorato, era un disoccupato. Ma era un reduce, guarda i nastrini. I giovani d'oggi hanno poca resistenza. Non sono come eravamo noi, vero, dottore? È questo quello che lei voleva? Andiamo su. Andiamo, salga.
ci pensi? Morire così o nel proprio letto è la stessa cosa? Sì, ma morire a quel modo significa dare spettacolo di sé, protestare contro la società sbattendole la porta in faccia, o vendicarci di qualcuno che ci ha fatto del male. Ma lei chi è? Un medico o un indovino? Non lo so. Ma creda a me, chi vuol protestare fa meglio a restare vivo. Entri un momento. Perché vede, cara figliola, il suicidio toglie al dramma di una vita tutto il suo calore umano. Lo riduce a una cronaca di 3 righe. Ecco, ora si sieda lì e mi aspetti mentre vado a fare il mio referto. D'accordo? Voglio andarmene. Ma certo, ce ne andremo fra poco. Tenga, a volte anche una sigaretta fa bene. Ma aspetti, eh? Dì, è quel tale che è volato dal 7° piano? Ha atterrato all'obitorio. Ma dove hai pescato quella là? Nel fiume, ma fortunatamente ancora sul ponte. Oh, a proposito, se stanotte ci fossero altri suicidi, manda me. Hai voglia di faticare, quanto sembra? Solo suicidi di donne, eh? Perché solo suicidi di donne? Ma aiuteranno ad evitarne un altro. Aveva promesso di aspettarmi, mi manca di parola. Basta! Della mia vita faccio quello che voglio! Buonasera, dottore. Ah, Sorrentino. In triste compagnia stasera, eh? Vengo per quella ragazza di Napoli, per assistere a un confronto con quel signorino. Questa è una cosa che può interessare anche lei. La signora sta facendo un'inchiesta sulla vita notturna di un ospedale, vero? Ah, una collega, appunto. Allora. Venga, potrà interessare. Venga, venga. Allora, dottore, posso procedere al confronto? Lo spero. Con un po' più di pazienza sarebbe stato meglio, ma ormai che c'è, provi pure. Mi sente? Mi sente? Risponda, Giulia. La prego, solo una cosa vorrei sapere. È lui? Non abbia paura, non c'è più niente da temere adesso. 10 anni di galera non glieli leva nessuno. Ma che c'entra lei? Non le farò che poche domande, ma cerchi di rispondermi. Voglio vivere. Voglio vivere. Dottore, mi aiuti. Allora, ripeta lei quello che sa. E lei basta che faccia un cenno con la testa per confermare. Ci riesce? Ma cosa c'entro io con questa storia? È colpa mia se volevo uccidersi. Io non ho fatto niente. Non ho fatto niente, ve l'ho già detto. Ma mi guardi bene, non si ricorda di me al paradiso? O ha dimenticato anche il paradiso? Fu a Napoli, circa un anno fa. Il mio giornale mi aveva mandato per una serie d'articoli. Buongiorno. Ciao, Concetta. Signora, ha visto mia madre? No, Gio, non l'ha già vista. Grazie. Lei. Signora, è passata di qui mia madre? No, piccere, da qua non è passata. Grazie. Sanamento del rione, cara signore, è un mezzo come un altro per speculare sui terreni. Signor Cesare. Che c'è? Oh, che avvenimento. È la prima volta che ti degni di mettere piede nel mio bar. Cosa vuoi? È passata di qui mia madre. E perché la cerchi qui? Ma che c'è di strano? L'ho vista spesso parlare con lei. Come, non è tornata? Non è venuta nemmeno a colazione, è la prima volta che tarda tanto. Signor giornalista, visto che fiorellini nascono fra le rovine, cosa posso offrire? Mi lasci. Devo andare a casa. A casa, bellezza. Lasciala stare, non è roba per te questo. Beh.
Questa musica non mi piace. Seduti e fermi. Permesso? Permesso? Dove andate? Stampa. E voi? Da un'occhiata. Avanti. Volete dirmi la provenienza di quella roba? Gliel'ho già detto, l'ho trovata. Mia madre non è una ladra. Lasciatela stare. L'agente onesta restituisce quello che trova. Andiamo via. Se non confessate, aggravate la vostra colpa. Non volete parlare? Speriamo che la signorina sia più ragionevole. Mia figlia non sa niente di niente. Il giorno studia e la sera lavora. Documenti, i vostri documenti. Mamma, mamma, che c'è? Ti senti male? No, non è niente, passerà. Non aver paura, mamma, sono io qui con te. Avanti, finiamolo con questa commedia, questi documenti. Dunque, studentessa. Sì, al magistero. E come è capitato in questa casa? Ma perché va pure a dove la capitano? Stanno in casa, stanno per i pazienti. Fuori, fuori, ma cos'è un comizio questo? Fuori, fuori. Cosa c'è da vedere? Via! Andate via! Andate via! Via! Oh, e i soldi per cammare, dove pigliare? Mia madre lavora. Ah, e che razza di lavoro? Commissioni, pulizie, quello che trova. E poi fa bambole che io rivendo. Bambole, pulizie, è un lavoro pulito. Dissertazione e qualche altra cosa ancora. Ma come vi permettete di parlare così? Mia madre non è una ladra. Non me l'hai da intendere che non sapevate nulla. Signor commissario. Che c'è? Guardi qua. Ah. A queste servivano le bambole? Guardi. Scommetto che sono i gioielli di famiglia. Lei non ne sa niente, glielo giuro. Mi creda, lei non c'entra. Erano tanti mesi che non trovavo più da lavorare. Povera la mia piccola. Andiamo via, andiamo, andiamo. Mamma! Andiamo. Addio Giulia, perdonami. Che cosa farai senza di me? Povera creatura. Andiamo, cammina. Mamma, mamma. Non abbandonatela, vi prego, non abbandonatela. Non si preoccupi, signora, ci penso io. Si faccia coraggio, signorina. Povera mamma. L'ho fatto per te. Poteva studiare, capisci? E il giudice ne terrà conto, vedrà. Da quando è cominciata la guerra, solo miseria e fame. Siamo maledette noi. E allora siamo maledetti tutti quanti. Coraggio, Giulia. La faranno uscire subito. E San Gennaro. Senta, io qui non posso far niente. Riparto stasera. Lei mi scrive a Roma. Si ricordi, Sorrentino, redazione romana di Epoca. Oh, la prego, signor Cesare, faccia qualcosa per mia madre. Ma certo, certo, tutto si sistema a questo mondo. Purello. Povera piccerella. Gesù. Che pena. Infortunio sul lavoro. Già, e qualcun altro ne incassa il premio, hm? Cioè? Informo i lettori io, non la polizia. Che paura! Non è la prima volta che vedo una ragazza in sottoveste. O senza. Cos'è, tutto il tuo pranzo questo? Non ho mangiato niente da ieri sera. Ma se anche avessi da mangiare non potrei. Lo so, è per questo che ti ho portato qualcosa di appetitoso. Senti un po', sei riuscita a vedere tua madre? No, mi ha interrogato il commissario. E cosa ti ha chiesto? Volevano farmi dire a tutti i costi che gli ha dato i gioielli. Tua madre sa tenere la bocca chiusa. Fa male, dovrebbe dire quello che sa. Anche il commissario ha detto che se si decidesse a parlare la sua situazione cambierebbe.
quando penso a quello che ha fatto per me. Una madre come la tua farebbe qualunque cosa per sua figlia. Oh, la prego, signor Cesare, mi aiuti. Se avessi saputo qualcosa, sarei già andata a dirle. Ecco, su, bevi, questa ti rimette in forza. Va bene così? Non so cosa fare. Se non trovo il modo di farlo uscire, morirà, capisce? Morirà, no. È molto malata di cuore, non si cura. Anche le lacrime adesso, non posso soffrire le donne che piangono. E su, smettila, se continui così quando tua madre uscirà dal carcere ti troverà all'ospedale. Su, bevi. Non è stata lei a rubare, basterà trovare un buon avvocato e tutto si sistema. Ma bisogna pagarlo, sono 3 giorni che giro per trovare lavoro. Non ho coraggio di tornare all'università. E non ho neanche quanto basta pagare la pigione. Ah, non ci pensare alla pigione, quella è una sciocchezza. E in quanto a tua madre, non è certo da sola che potrai salvarla. Hai sentito parlare dell'avvocato Borghi? Borghi? Sì, quello ti tira fuori tua madre in 448. Chissà quanto chiede. Non ci pensare. Ecco qua. Ecco. Tieni. E non fare economia, pensa anche a te. Ma come farò a restituirle tutto questo? I debiti non esistono fra una bella ragazza e un uomo come me. Tieni, bevi. Devi bere. No, basta. No, devi bere alla salute di tua madre. Su. No, tutto. Su. Ecco. No, tutto, fino in fondo. Benissimo, così. E pensare che l'avevo giudicata così male. Lo so. Adesso sei convinta che ti sono amico? Amico tuo e di tua madre? E ho portato una bella sorpresa per te. Un vestito. Per me? Sì. Guarda. Oh, com'è bello. Bella. Ti piace? Oh, tanto. Questo è quello che lei chiama amicizia. Se ne vada. Andiamo, Giulia, non fare la bambina. Ormai sei una donna, no? Oh, la prego, signor Cesare. Vada via. Smettila. Con questo, no. Signor Cesare, non piangere. Non piangere. No. Ti sbagli se pensi di commuovermi. No. È un pezzo che sto pensando a te. Dal primo giorno che t'ho vista. No. Colpa mia se sei bella. Mi fai impazzire. No. Io sto impazzendo. Non mi tocchi. Non mi tocchi. Io posso aiutare tua madre a uscire di... Via. Non devi avere paura. Dov'è Cesare? Sta all'angolo. Digli che gli voglio parlare. Ehi, Cesare! Addio, giù, come sta mamma? Ieri ha avuto una crisi. Poverella. Ehi, Cesare! Che vuoi? 2 parole soltanto. Cosa vuoi? L'avvocato ha fatto un'altra richiesta. Dice che la causa si mette male. E poi la mamma sta peggio. Ci avete male, ragazza. Oggi non c'è una lira in cassa. Ma io non so a chi rivolgermi. Non sono mica solo uomo della terra, io, no? Non ti capisco. Aiutati, che Dio ti aiuta. Ho cercato lavoro dappertutto. Ho lasciato anche i corsi, ma non si trova niente. La laurea non serve. Credo che quello sia un analfabeto. Cosa intendi dire? Andiamo, non far finta di non capire. Sei più giovane e più bella di loro. Farò anche a te un contratto come ha fatto a quelle altre che lavorano qui. Ehi. Hai bisogno di denaro? Vieni con me, studentessa. Ti insegnerò qualche cosa che forse hanno dimenticato di dirti a scuola. Il signore vuol fare 2 chiacchiere con qualche signorina, credo. 2 chiacchiere a francese? Eh? I'm an American from Wisconsin. Ah, America! How do you do? Signorina, anche senza parole, fa vedere tutte cose belle Napoli. If you say so, she looks pretty good to me. Signorina, vostra disposizione. Ecco. Ok? Ok. Ecco. 2 whisky qui. Yes, 2 whisky. Tu, ecco.
Madonna, che dispiacere, perché la mamma tua era così una brava signora. Grazie. È rimasta senza la mamma, poveretta. Ma io non sapevo niente, come sta? L'avevano carcerata. Ciao Giulia. Con quella faccia da funerale e mandi via i clienti. Sorridi e vai a lavorare. Mi è dispiaciuto assai. Grazie cara, è stato meglio che non sia venuto nessuno. È morta senza nessuna colpa. In fondo è stato meglio per tua madre, no? Per lei e anche per te. Vigliacco, come ti permetti di parlare così? È stata colpa tua se è finita in prigione. Credi che non l'abbia capito? Ma io speravo di salvarla. È stata colpa tua se è morta. È colpa tua se mi trovi in questo lurido posto. Oh, che schifo! Ma vuoi smettere? Smetterla? Ho accompagnato mia madre al cimitero e non mi fai più paura, sai? Ne ho abbastanza di vedere la tua lurida faccia. Me ne vado! No. Qui dentro è più facile entrare che uscire. Ma io me ne vado. Anche la polacca aveva detto così, che voleva andarsene. Ma poi poverina le avvenne quel certo incidente, per cui... Farabutto. Ma scalzone. Se passa a addosso, sono due anni che ti aspetto. Ma siete fatto mestiere, l'altra volta. Lasciala fare. Passa ora. Ci vediamo domani, eh? Fermi tutti, polizia! Documenti, documenti! Lasciatemi andare adesso, l'innocenza! Lasciatemi andare adesso, l'innocenza! Questa è scaduta. È di Pola, dove abiti? In nessun posto. Non ho casa. E che fai qui?
Sto cercando lavoro. Lavoro qui? Tu, andiamo, al commissariato. Mi lasci? Sì, dammi una mano. Mi lasci, non ho fatto niente. Lasciatemi! Lasciatemi, che non ho fatto niente. Non mi lasciate. Sei Di Pola, una profuga. Ti devo mandare al campo profughi in attesa di informazioni. Oh, no, no. Scusa, ragazza mia, hai un documento scaduto. Non hai la residenza a Roma, non hai denaro, non hai lavoro. Giri per i locali notturni, dici di non aver parenti o conoscenti qui a Roma. Ho un conoscente, un giornalista. Come si chiama? Oh, non ricordo il nome. L'ho conosciuto l'anno scorso a Napoli. Ah, allora stavi a Napoli. E perché non l'hai detto? In questo caso il meglio che ti posso fare è di rimandarti a Napoli. Oh no, signor commissario, la prego. A Napoli no. A Napoli no. Hai commesso qualche cosa laggiù? Va bene. Passa all'altro tavolo. Prepara un foglio di via. Avanti un'altra. Ah, ti presenterai a Napoli fra 3 giorni, dove sarà scritto nel foglio. E ricordati che se non lo fai sarà peggio per te. Ah, meno male, dottor. M'ero proprio stufata. Ah, ancora qui tu, eh? Beh, roba vecchia. Già. Scusi tanto, signorina. Si è fatta male? No. Napoli, il paradiso. Non si ricorda di me? Oh, sì. Il giornalista. Buongiorno. Come va? Così. Senta, mi aspetti al bar. Lascio la macchina e la raggiungo subito. Quando fuggì dal paradiso, pensai di farla finita. Poi il fischio di un treno mi fece sperare di poter ricominciare la mia vita altrove. Da sconosciuta, tra gente sconosciuta. Ma ora, eccomi, sono da capo. Tutti vanno da capo, Giulia. Il guaio è che lei ha strappato il foglio di via, lo sa che è un reato. Che importa, tanto non si può ricominciare. Ma sì che si ricomincia. Le darò una mano io. Ho qualche amico nella polizia. E poi le troveremo un lavoro. Un vero lavoro. Giulia? Sì? C'è un signore che ti vuole. A me? Sì. Due spaghetti al burro e parmigiano. Buongiorno. Buongiorno. Ho buone notizie per lei, Giulia. Ha ottenuto dalla polizia? Non ancora, ma avverrà anche quello. Intanto le ho ottenuto una sistemazione adatta per lei, nello studio dell'avvocato Algardi. È un mio amico ed è al corrente di tutto. Lo stipendio è di 25.000 mensili. Oh, ma lei non scherza, vero? Le parrebbe uno scherzo di buon gusto? L'avvocato Algardi ha promesso di aiutarla anche a risolvere la questione della polizia. Conosce un sacco di gente, lui. Oh, perché lei è così buono con me? Io? Ma qualche volta succede. Signor Sorrentino. Grazie. Buongiorno. Come sei allegra. Che ti sei fatta il fidanzato? Meglio. Vengo ora dall'ufficio dell'avvocato e alla fine del mese vita nuova. Beata te. Beh, non si salutano i vecchi amici. E lei, hai perduto la lingua. Non ti aspettavi di vedermi qui, eh? Io sì, però.
La vita è una riserva di queste sorprese. E il mondo è più piccolo di quello che si pensa. Lo sai che ti trovo bene? Andiamo, smettila con quest'aria da tragedia. Mettiamo una pietra sul passato e parliamo di oggi. Vieni qui. Non mi tocchi. Con chi parli? Con nessuno. Cos'è? Giochiamo a fare la signorina per bene adesso. È una novità? Oh, capito, abbiamo un amante. Le hai raccontato quello che facevi prima? Raccontaglielo, perché se lo viene a sapere da un altro sarà peggio. Oh, senta, le restituirò tutto quello che le debbo. Ma si ricordi bene, da questo momento non la conosco più. Ma io sì, però. Fai male a trattarmi così. Io penso spesso a te. Ah, lo sai che la polizia è venuta a cercarti? Perché non ti è ripresentata a Napoli nel tempo dovuto. E poi c'è sempre quell'individuo al quale hai rotto la testa la sera che sei scappata. Lo sapevi che ti aveva denunciata, sì? Ecco qua una copia della denuncia. Vigliacco farabutto. Calmati, figliola. Con me è meglio andare d'accordo. Anche perché se sono venuto a trovarti l'ho fatto per il tuo bene. Qual è la tua posizione? Sfuggire alla polizia. È una situazione disperata. Prima o poi si finisce in gattabuia. Io solo ti posso aiutare. E ti do anche la possibilità di guadagnare molto denaro. Sto cercando delle ragazze. Belle, giovani come te. Ne ho già trovate 8. Un bel viaggetto per mare. E poi l'estero, non ti nascondo che è un affare anche per me. Siamo qui per aiutarci, no? Io ci guadagno, ma tu diventi ricca. Buongiorno, oh. Cesare. T'ho fatto aspettare? No, cara. E questa è la ragazza? Sì, questa. Aspetto. Allora, alle 4 all'albergo dei Tre Fiori. Siamo intesi? Arrivederci, bellezza. E ricordati, puntuale. Altrimenti ti vengo a prendere io. Sì, so anche dove stai di casa. Io non ho bisogno di queste. Le leggi me le faccio da solo. Andiamo, caro. Alle 4 all'albergo. Non so cosa fare. Mi ascolti? Prenda un taxi e vada subito a casa. E stia tranquilla. Lo sistemeremo, non dubiti. Proverò. Ma sono stanca. La miglior cosa per me sarebbe di farla finita. Ah, farla finita niente, eh? Si vive, Giulia. Si vive sempre, comunque. E se si sa aspettare, verrà il suo turno, verrà. Anche lei un giorno sarà felice. Grazie. Pronto? Commissariato Trastevere? Il dottor Masci, per favore. Masci, sono Sorrentino. Potrei vederla un momento? Sì, è urgente, urgentissimo. Grazie, vengo subito.
davanti, mi butto dalla finestra. Ah, va. No! No! Purtroppo, nel suo turbamento, Giulia forse non aveva compreso che la polizia veniva per Cesare e non per lei. Ha visto? Bastava aspettare qualche minuto di più. A morire c'è sempre tempo. Voglio vivere. Voglio vivere. Aiutatemi. Ma sì, figliola, certo che vivrà e vivrà tranquilla. Non ha più nulla da temere ora. Ma lo guardi bene. È proprio lui, vero? Io non volevo farle del male. Volevo soltanto aiutarla a guadagnarsi la vita. Già, a Buenos Aires. Portalo via. Andiamo. Materiale prezioso per la sua inchiesta, signore. Materiale prezioso per la vita, per la sua e per la nostra vita, di noi tutti. Voglio vivere. Povera creatura. Beh, vogliamo andare? Certo. Ci dimentichiamo troppo spesso che esistono esseri che soffrono. E quando li soccorriamo è troppo tardi. Arrivederci, Giulia. Beh, io vado al bar a bere un cognacchino perché mi sento un po' scombussolato. Ottima idea, andiamo. Anche noi siamo un po' scombussolati, no? Venga, signora, venga anche lei. Coraggio, cara. Andiamo. Dottore, dottor Martini. Scusate. Eccolo lì. Ci ha preceduti per mettersi già al lavoro. Va bene? Due caffè doppio e un grappino. Ho detto ospedale, fate bene fratelli. Virgolette, fate bene fratelli. Era disperata. Le era venuta a mancare la fiducia negli uomini e quel che è peggio in sé medesima. Va bene? Ho quasi finito. Se uscirà viva da questa avventura, tornerà a desiderare una situazione normale nella società, un lavoro onesto. Beni che tante donne ricevono in sorte da non saperli nemmeno più apprezzare. Infatti, malgrado gli orrori trascorsi e le ferite presenti, le sue labbra invocano «Voglio vivere, voglio vivere». Sì, ho finito, ciao, buonanotte. Voglio vivere. Voglio vivere. Vivere? Perché? La felicità è nella morte. Nella morte. Signora. Non ha ancora bevuto il suo caffè. Ho fatto appena in tempo. Sono riuscita ad includere la storia di Giulia in un reportage che ho mandato nei giorni scorsi al mio settimanale sui suicidi. Sarebbe meglio che non la toccaste questa piaga. Non fate che estendere l'infezione. E la chiama infezione? Dica pure epidemia. Ma apposta bisogna occuparsene. Per cercare i rimedi. Ma quali rimedi? Colpevoli sono la società o la famiglia, specie nei casi più dolorosi, i suicidi dei ragazzi. Ma vi sono anche dei casi così inspiegabili che per rendersene ragione non c'è che attribuirli magari alle macchie solari. Già, così dico. È la verità. Ma è provato che il tempo ha una influenza enorme sui suicidi. Chi si immagina di scegliersi la morte liberamente molto spesso non è che una vittima della pressione atmosferica. Pare che stanotte i fatti le diano ragione. Certo, è una strana coincidenza, eh? Beh, vado a dormire, sono stanco. Buonanotte, collega. Buonanotte. Buonanotte. Ha dimenticato i suoi appunti. Parole. Si fa presto a scrivere delle parole, ma nessuno può capire cosa voglia dire perdere ad un tratto ogni illusione, ogni speranza. E se ogni volta che si perdono speranze o illusioni, uno si dovesse uccidere, il mondo sarebbe deserto. Un domani c'è sempre. Che domani? Quale domani può avere ancora quella povera ragazza? Sì, un domani c'è sempre, perché i buoni sono in numero maggiore dei cattivi. Ma forse questa è una verità che si afferra solo in punto di morte. Ed è per questo che quando uno si salva, raramente torna a ripetere il tentativo. Non ne sia troppo sicuro, dottore. La morte può essere la liberazione. Eppure nella vita c'è qualche cosa di bello. Da molti anni io vedo vivere e morire. E so che per chi ha tentato di uccidersi, la vita acquista un maggior valore. Quasi quasi mi pento di non averle lasciato fare quel bagno. Sarebbe stato meglio per tutti.
Arutu, qui ci starebbe proprio bene una bevuta alla sua salute. E cioè vuoi che ti paghi da bere? Ho capito subito. Oh, è dottore, mica ignorante come te, vabbè. Non dico di no. Si viene la bevuta, che la sia la benvenuta. Attento però, Pasquale, anche il vino è un veleno. E poi mi tocca farti la lavanda gastrica come quella volta. Oddio, oddio, no, quella volta l'ho fatto perché mia moglie mi aveva proibito le beve. Ma io mica credevo che il chinino mi facesse quell'effetto, sennò a dottore manco lo provavo, eh. Mi sono messo paura io, ma pure lei. E mo vado a beve. C'ho il permesso di mia moglie. Bene, bravo. Bravo, Pasquale. Guarda che hanno telefonato. Tocca a te anche stavolta. Fai presto, eh. Vabbè, vado subito. Buonanotte, dottore. Ma come? E io che speravo che mi avrebbe fatto ancora compagnia. Beato lei, dottore, che ha ancora voglia di scherzare. Beh, l'accompagno a casa. No, no, è inutile, dottore. Non posso tornare a casa. Guardi per un momento i miei capelli grigi. Perché? Perché vorrei chiederle una cosa. Di considerarmi da questo momento un po' come suo padre. È difficile cercare di impedire che una persona faccia una bestialità, se veramente la vuol fare. Ma mi lasci quest'illusione, almeno per poche ore. Poi farà quello che vuole. Il tempo non le mancherà. Se non mi vuole considerare come padre, mi consideri almeno come suo carceriere. Forza, dottor! Stanotte è una bacchia, eh? Prego, dottore, da questa parte. Al primo piano, dottore. Eccoli che arrivano. Su, lasciate passare. Si sente ancora la puzza di gas. Sono stata io ad accorgermene appena arrivata. Ci mancava quest'altro guaio. Lasciate passare. Sono il commissario, siete un parente? No, sono un inquilino. Ah, va bene, potete entrare. Lasciate qui la barella, tu vieni con me. Per carità, dottore, faccia presto. Fra loro c'è qualche parente della signora? No, siamo tutti inquilini. Il ragionier Bertolanzi e anche la signorina Lola. Ma è sola la signora, non ha nessuno di famiglia. Ha una figlia in America, qui aveva soltanto un cane, ma lei è morta 2 giorni fa. Poveretta, gli voleva tanto bene. Si è chiusa nel bagno col rubinetto del gas aperto oggi. E l'abbiamo trovata per terra. Era stesa vicino al suo cane. Ammazzasse per una bestia, io non lo capisco però. Una bestiaccia come quella che la notte non faceva che abbaiare svegliando tutti quanti. O almeno quasi tutti. Non crederà mica che l'abbia avvelenato io per caso. Sì, abbaiava quando rientravo, ma non me ne importava niente. Io il giorno lavoro, la notte vorrei dormire. Io lavoro di notte, vorrei dormire di giorno. Sono artista lirica. Andiamo. Dovresti vergognarvi in presenza di una morta. Signor commissario, io faccio il mio referto, pensi lei al resto. Va bene. Legga, legga, signora. Questa è un'amara conclusione della mia vita. Ma perché ho aspettato tanto? Avrei potuto farlo prima, molto prima. E forse ero già decisa a farlo 6 mesi fa, la notte di Capodanno. La notte in cui tutti si riuniscono e fanno festa. Soltanto io non avevo nessuno. Ero sola, terribilmente sola, senza mio marito, senza i miei figli. I miei inquilini facevano baldoria. Avevano invitato parenti ed amici, facevano un chiasso infernale. E questo rendeva la mia solitudine ancora più pesante. Ero come una morta. Sentivo la gente
cantare per la strada. Tutta la città era allegra. A un tratto mi sembrò di udire un rumore di passi nel corridoio. Sperai che si fossero ricordati di me, che almeno uno venisse a farmi un augurio, a dirmi che in quell'ora c'ero anch'io nel mondo. A onde vai? Alla pagliaura sola rosa. Lasciala verde con la vecchia barza. Oh, com'è acuto il dolore dopo una speranza delusa. Ed era solo la speranza di una parola affettuosa. Non resistevo più. Mi sentivo soffocare. Dovevo uscire. Vedere dei visi umani. Forse avrei potuto dimenticare la mia solitudine in mezzo alla gente. Forse qualcuno mi avrebbe sorriso. Forse essere soli è come essere poveri. Via, via, niente mendicanti qui, via. Per questo mi avevano offerto l'elemosina. Finirla, gettarmi sotto un tram, sotto una macchina, pur di non tornare nella mia stanza deserta. Ma la morte mi faceva paura. Sentì d'improvviso una gran pena. Forse aveva fame. Ed era solo. Solo come me. Eri molto sudicio, caro. Quando ero bambina, avevo un piccolo pechinese e gli volevo molto bene. Si chiamava Lotto. Chiamerò Lotto anche te. Vuoi? Ci faremo compagnia. Oh, io ho una figlia, sai. Ma in America, alla conquista di chissà che. E intanto stanotte mi hanno presa per una mendicante.
credi questo? È mio marito. È morto al fronte la notte di Natale. Non si dovrebbe morire la notte di Natale. Oh, Ugo, Ugo mio, come ho potuto vivere senza di te? Oh, se potessi vedere quello che sono diventata adesso. Una vecchia ortica, sfuggita da tutti. Sapessi che belle feste davamo un tempo mio marito e io, la notte di Capodanno. Eravamo giovani e così felici. Ugo era il miglior ballerino di valzer che si potesse sognare. Quel valzer l'ho ancora nel cuore. Sì, nel cuore. E non potrò mai, mai dimenticarlo. Ora te lo faccio sentire, vuoi? Te lo faccio sentire. Devo parlare. No, un momento. Tu. Ora li faccio vedere. Buongiorno. Buongiorno, ragioniere. È ora di finirla, signora. Fra i ragazzini che giocano col pallone e i cani che abbaiano, qui dentro non si vive più. Bisogna aver pazienza, ragioniere. Pazienza? Ma ne ho fin troppo io. Ha capito? Cani, bambini, lei passa l'esistenza a protestare alla mia. Perciò. Ma sei tanto scontento, perché non se ne va? Ah, le farebbe comodo, per affittare la mia stanza a un prezzo più alto. Forse. Quando l'ho accolto in casa mia c'era la guerra, non potevo farne a meno. E ora continuo a darmi quasi quanto allora, le pare giusto? Pagate le tasse, mi rimane appena da sfamare. Comunque non c'è niente da fare, lo sanno tutti qui dentro che da 6 mesi lei si è presa in casa quel cagnaccio per darci fastidio, ma noi non ce ne andiamo. In ogni modo, signora, io la legge la conosco, sa? O sei qui? Hai avuto paura? Ma in fondo non è mica cattivo il ragioniere. E poi deve suonare il flauto. Deve studiare per il concorso. Se niente per me. Ma che te guardi, ha rimbambito! Per me non c'è nulla. Sì, c'è una busta. Qua. Perché non me l'ha data subito? Viene dall'America. È di mia figlia. Scrive che da 2 mesi si è messa a lavorare anche lei, poverina. L'America non è come l'aveva sognata.
Vorrei tanto mandarti qualche cosa per aiutarti, mamma cara. Ma i dollari non nascono nelle strade. E la vita può essere dura e difficile anche qui. Povera bambina mia. Hai capito, Lotto? E sta zitto, bestiaccia. Un proprio un americano povero è andato a pescare, perché non se ne trova uno ricco. In America non si è mica legati ad un uomo per la vita e per la morte come in questo paese. Si scandalizza? Che male c'è? Certo, ai suoi tempi si diceva un cuore e una capanna, ma adesso i tempi sono cambiati. Non doveva sposare uno straniero e andarsene lontano, ma non mi ha voluto ascoltare. Era innamorato. Quando morì suo fratello mi disse: mamma, non ti lascerò mai. E invece? E voleva che restasse zitella? Un bel egoismo da parte sua. Ma già i genitori sono tutti egoisti. Io credo di non essere mai stata egoista. Sono cose che si dicono. Quando siamo rimaste sole mi sono privata di tutto per darle una buona educazione. E per questo? Doveva restarle appiccicata tutta la vita? Anche mia madre voleva tenermi lì, al paese. Bella vita che mi preparava. E quella che fa adesso? Le piace? Certo che mi piace. Sono libera, mi diverto. Sono un'artista lirica, lavoro di notte. Il mio successo è la raspa. Cosa? La raspa. Non la conosce? Guardi, questa qua. Ta-tam, ta-tam, ta-tam. Ta-ta-ta-tam, ta-tam. Ma perché fa quella faccia scandalizzata? Mi sembra mia madre quando voleva farmi la predica. Non si devono spaventare i bambini. Vieni qui. Vieni qui. Vieni, Lotto, vieni. Vieni, Lotto. Vieni, caro. Non lo farei più, vero? Non bisogna spaventare i bambini. Lo sai che oggi è il mio compleanno. Neanche mia figlia se n'è ricordata nella lettera. Nemmeno lei. Beh, ora ti vado a prendere qualche cosa di buono. Vuoi? Lo festeggeremo noi due insieme. Tu e io. Aspettami. Non ti muovere? Aspettami, non starò molto. Buono, eh? Dove sei, Lotto?
ti hanno fatto? Mi sentii sola. Di nuovo sola. Senza più nulla che mi legasse alla vita. Forse se avessi la forza di aspettare qualche cosa, qualcuno potrebbe ancora aiutarmi a vincere la solitudine. Ma non ho più questa forza. Era il mio unico amico. E me l'hanno ucciso, avvelenato. Se l'umanità può arrivare ad essere così malvagia, perché continuare a viverci in mezzo? Povera donna. Ma come potevamo pensare che arrivasse a tanto? Che si uccidesse per un cane. No, non si è uccisa per un cane, povera vecchia. Era sola e si sentiva inutile. Aveva già sofferto tanto. Siete stati voi. Voi che l'avete respinta sempre più nella sua solitudine. Nessuno le ha saputo stendere una mano. Ma se era lei che non poteva soffrire nessuno. Noi credevamo che ci odiasse perché gli avevamo preso la casa. Certo che in questi ultimi tempi era molto strana. Dottore, c'è. Hanno telefonato adesso dall'ospedale. Il dottor Martini ha un'altra chiamata per lei. Dove dobbiamo andare? Ho io l'indirizzo. E così? Vuole seguirmi ancora? Sì. Andiamo. Il viaggio di ritorno dall'altro mondo non è stato poi tanto faticoso, eh? E allora, dottore? No, non occorre portarlo all'ospedale. Per fortuna ve ne siete accorti in tempo. Pietro, puoi andare, vai, vai. Come si sente, signorina? Il mio bambino. L'hanno ucciso, il mio bambino. Ma i genitori della ragazza dove sono? La madre è uscita dicendo che sarebbe tornata più tardi. Che bambino? Di quale bambino sta parlando, signorina? Lo dica a me. Vorrei aiutarla. Paura. Sono così felice. E tu? Quanto vorrei andare lontano con te, lasciare casa mia. Sono sempre stata così triste. Adesso comincio a vivere. A vivere. Portami via con te, Paolo. Non voglio più tornare in collegio. Ma lo sai che non è possibile. Forse hai ragione. Sarebbe troppo bello. Ma almeno mi scriverai sempre. Io lo farò ogni giorno. Due volte al giorno. Beh, sempre, no? Ogni tanto. Si è fatto tardi. Su, è meglio che andiamo. Andiamo, andiamo.
Oh, eccoli finalmente. Oh, finalmente. Ragazzi, c'è Luisa che ha un'aria tutta stralunata. Poverini, stavate in pensiero? Che cosa c'è? Che diavolo vi ha preso? Ma scusa Paolo, sapevi che c'era gente, no? Dove siete stati fino a quest'ora? A comprare i dischi. Davvero? Ma guarda un po'. E com'è che sei così spettinata? Erano dischi volanti. E finitela, sembrate proprio tante zitelle. Ma sta zitto. Mi ha fatto fare delle corse da pazzi. E che cosa avete preso? Beh, Louis Armstrong Blue, Duke Ellington, Boogie, Knight, Bolero, tutto gente. Solo quello che piaceva a lui. È un tale prepotente. Ma no. È che sei tu che non capisci niente di jazz. Non tutti hanno la tua cultura musicale, Paolo. E smettila. Sei un'ingrata. Ma se ti ho anche comperato quella banale canzone che ti piaceva tanto. Amore perduto, sogno infranto, non me lo ricordo più. Passione. Ah, sì. Dovresti sentire com'è languida. E la vostra canzone preferita? No, io la subisco. È già un progresso. Gli hai fatto colpo. Lo conosco io, sei mio fratello. Ma perché sei diventata rossa? Io? Oh, mi sembra. Tocca a me. È venuto il dottore? Oh, sì, il solito esaurimento. Ne avrò per un pezzo. E ha detto niente di grave? No, iniezione di riposo. Allora non vieni più in collegio con me? Eh no, che vuoi? Mamma vuole che resti. Capirai, mi curo meglio a casa mia. Beata te che hai una casa. Io non ho nessuno. Ma tua madre? Sai, lei dopo il divorzio, tra Capri e Cortina, non si sa mai dove sia. Credimi, questi giorni trascorsi qui tra voi, in una vera casa, sono stati un incanto. Ti sono tanto grata. Oh, ma vedrai che staremo ancora insieme, Luisa. Tornerò certamente per gli esami. Mi mancherai, sai? Ancora mal di testa? Beh, allora domani faremo chiamare il medico, eh? Oh no, grazie. Domani sarò già guarita. Davvero? Tanto meglio. Lei ha chiesto l'interurbana per le 10, se non sbaglio. Sì. Vada giù presto, è in linea. Pronto? Chi parla? Paolo, sei tu? Sono Luisa. Ah, ciao Luisa, come stai? Senti, ho molta fretta. Eccoti Stefania. No Paolo, aspetta un momento. Non andare via. Pronto, Luisa cara, come stai? Ciao Stefania. Sono 2 mesi che ti aspetto. Quando ritorni? Stasera, anzi, avverti le suore. Sapessi quante cose da dirti. E Paolo come sta? Volevo salutarlo. Lo saluterò io per te. Ha un diavolo per capello, sai. Parte stasera per il Brasile. Parte. Sì, è papà che lo manda a lavorare laggiù perché... ti racconterò tutto quando ci vediamo. Signorine.
cambiata, lo sai? Sì. Dimmi, Stefania, e Paolo come sta? Mi dispiace di vederti così, Luisa. Non credevo che fosse una cosa tanto seria. È meglio che te lo dica, non devi farti illusioni. Mio fratello è un incosciente. Questa volta poi l'ha combinata grossa, con una ballerina. È andata da papà e gli ha detto che aspettava un bambino di Paolo. Un bambino? Luisa, che hai? Niente. Stefania, la madre superiora la vuole subito. Su, sciocca. Non te la prendere, vedrai che ti passerà tutto. Cercavo l'aspirina. Lei sa che i medicinali non si devono toccare. Bisogna chiederli. Poi l'aveva qui sotto gli occhi, benedetta figliola. Ecco, prenda questo e vada a letto. E domani mattina chiameremo il medico senz'altro. Buongiorno, signorina. Finalmente, mi ha fatto stare in pensiero, sa? Hanno telegrafato del collegio che lei era scappata. Come va? Non c'è male. Cos'ha, signorina? Niente. Come niente? Signorina, signorina. Un po' di caffè le farà bene, signorina. No, non mi va, grazie. Come vuole. E la mamma dov'è? Non c'è. È a Capri da una settimana. Ma tornerà dopodomani. Capri. La mia camera è pronta? Certo che è pronta. È sempre pronta. Sono così stanca. Signorina, che cos'ha? È pallida. No, è già passato, non è niente. Appena un capogiro. Ne ha spesso? Sì. Vuole che chiami il medico? Oh no, Bettina. No, non lo chiamo. Perché? La prego. Abbia fiducia in me, signorina. Deve avere fiducia. Su, coraggio.
Non posso. Mi vergogno. Mi vergogno. Lei. Signorina. Oh. No. Non ce la faccio più. Non si tratterà mica di un uomo sposato, spero. No. Ma è la stessa cosa. Oh. Meglio non parlarne. Sono venuta a dirlo alla mamma. Per carità. Sua madre. Lei la conosce, signorina. Ma allora che devo fare? Non so. Non so. Non lo so neanch'io, signorina. Che devo fare? Signorina mia. Comodi, non abbia paura, venga. Venga, signorina. Mi manda? Ah, sì, sì, lo so, lo so. Quanti mesi? 2. Va bene, preparo subito. Signora? No, grazie. Glielo compri al bambino, signora. Quanto costa? 100 lire, signora. Oh, scusi, i soldi non mi bastano. Tenete? Grazie. Grazie. Palloni. 100 lire, palloni. Non doveva disturbarsi, signorina. Palloni. E tu, ringrazia la signorina.
È così timido che non si può tirargli fuori una parola. È suo il bambino? Si meraviglia. Avevo 17 anni quando è nato. 17 anni? Sì, ero molto giovane, è vero. Ma cosa vuole? È arrivato e me lo sono tenuto. E il padre? Avrebbe 27 anni. Come avrebbe? È morto in un incidente mentre guidava un camion. C'era la nebbia. Mi dispiace, signore. Dovevamo sposarci prima della nascita del bambino, ma è accaduta la disgrazia 15 giorni prima del matrimonio. Deve essere stato terribile. Sì, ma ora c'è lui. E non desidero di più. È un amore, vero? Mi creda, l'unica pena mia è che non posso tenerlo sempre con me. Sono cameriera presso un avvocato, mi trattano molto bene, ma lei comprende, il bambino non ce lo vogliono in casa. Ho dovuto affidarlo alle monache e quando ho una giornata libera me lo prendo la mattina e lo riporto la sera. Stai buono, tesoro, su. Ma non si stanca a tenerlo sempre in braccio? Deve essere pesante, no? Sì, ma non me ne accorgo neanche. Me lo fa tenere un minuto? Certo. È difficile essere madre. Oh, no. È una cosa che viene da sé. Ricordati ora che devi rispondere al Signore della tua vita e di quella della creatura che hai in te. Il tuo peccato più grave, figliola, è stato il pensare al suicidio, ma ti sei rivolta a Dio e nella grazia del suo perdono troverai la forza e la coscienza della tua maternità. Per il tuo bene e per il bene di tuo figlio, va da tua madre e dille tutto. Va, figliola, coraggio. Questo è tutto. E proprio mi sei venuta a raccontarlo. Sei mia madre. Già, sono tua madre. Però tu a me non hai pensato. Alla mia posizione, ai miei amici. Incosciente. Uno scandalo ci rovinerebbe per sempre, me e te. Ma come, hai potuto? Ero sola, mamma. In tutti questi anni non hai saputo darmi un vero affetto. Una casa. E nessuno mi ha mai detto niente. Né tu, né al tuo famoso collegio. Già, stai a vedere adesso che la colpa è mia. Ma chi è lui? Dove l'hai conosciuto? Il suo nome, Luisa, avanti. Parla, parla. No, mamma, non te lo dico. Lui non ha più importanza ormai. Ma ti rendi conto di quello che dici? Vergognati. Puoi farmi quello che vuoi. Ma aiutami, ti prego. Aiutami quando avrò il mio bambino. Il mio bambino.
mio bambino. Un figlio senza padre è come una sgualdrinella qualunque. Sei pazzo. Andrai dal mio medico. No, mai. No. Mai? E va bene, cara. Troverò io il modo di uscirne. E di uscirne bene. E come? Non ti preoccupare. Per ora te ne andrai in campagna. Grazie, mamma. Bentornata. Oh, lo dicevo io che non potevi mancare al compleanno di mamma. Ma che cosa? Bentornata, signorina. Buonasera, Giovanni. Dov'è mia madre? Credo che sia sul terrazzo. Insomma, si può sapere cos'hai stasera? Sono preoccupata per Luisa. Da un pezzo non sta bene. Chissà come mi detesta. Perché? Scusami. Luisa, perché ti sei alzata? Avevo detto a Bettina che sarei venuta io, senz'altro. Era questo il tuo piano quando mi hai mandato in campagna? Ti prego. Dov'è mio figlio? Luisa. Dov'è mio figlio? Parla piano. Andiamo di sopra, ti spiegherò tutto. Incredibile. Tu hai proprio giurato di avvelenarmi l'esistenza. Ma signora, Luisa è molto stanca. E tu perché l'hai fatta alzare dal letto? Ma lasciami sole, ti ho detto di lasciarci sole, vattene. Non credi di cavartela così, sai? Come ti sei permessa di prendere mio figlio? Ma tuo figlio sta benissimo dov'è? L'ho affidato a gente sicura. Perché l'hai fatto? Dove l'hai portato? Se non mi dici dov'è, scendo giù e racconto la verità a tutti. Io non mi vergogno, sai? È uno scandalo che vuoi? No,
Voglio mio figlio. Lo voglio perché è mio e lo amo. Ho già sofferto abbastanza io nella vita, senza una vera madre. Perché tu... tu non hai mai capito cosa significhi essere madre. E tu non capisci che cosa vuol dire vivere in questo mondo. Ma insomma, Luisa, cerca di essere ragionevole. Tu non puoi essere prigioniera di un figlio alla tua età. Ti rovineresti tutta la vita. Pensaci. La società non perdonerebbe mai. Quale società? Ma è quella in cui viviamo. Quella in cui vivi tu, mondo d'ipocriti. È quella la gente che dovrebbe giudicarmi, che dovrebbe perdonarmi. Ma io non so che farmene del loro perdono. A me basta quello di Dio. Senti, Luisa. Io volevo lasciarti nell'illusione che tuo figlio fosse in un posto qualsiasi. Che fosse lontano. Che fosse vivo. Che cosa vuoi dire? Dimmelo, parla! Calmati, io volevo solo affidarlo a gente per bene. Ma durante il viaggio ha preso freddo e... ha preso freddo. Ha preso freddo. Luisa! No! Luisa! No! Luisa, cara, senti... Vattene, sei stata tua, vattene, non mi toccare. Vattene. Luisa. Vattene. Sei stata tua. Vattene. No. Ti odio. Ti odio. Vattene. Bambino. Il mio bambino. Tu non hai mai capito cosa significhi essere madre. Tu non hai mai capito cosa significhi essere madre. Che c'è? Non è facile essere madre. Tutt'altro che facile. Perché? Cosa è successo? Oh, niente. Giovanna? Eccomi. Chiamare, signora. Sì, portami un cachet. E più tardi va a vedere se la signorina ha bisogno di qualche cosa. Va bene, signora.
Signorina. Signorina, vada a letto. Signorina. Addormentata sul divano. Oh, meno male. Torna ogni tanto a vederla. Io devo uscire. Stia tranquilla. Rientrerò tardi. Ma, signora... Non ho bisogno dei tuoi consigli, Bettina. Chiama la macchina e mandami il mantello. L'hanno già pensato. Forse troppo stanchi o troppo provati dalla vita. Anch'io, signorina. Ma lei è ancora tanto giovane. Signorina, Luisa. No, non è possibile. Pensavo che fosse per il tuo bene. Mio bambino. Perdonami, cara. Mamma. Ah, tutto è bene quel che finisce bene. Però la mia età è essere chiamata nonna. Non si preoccupi, signora, gli insegneranno a chiamarla zia. Ah, no, preferisco nonna. Piccinino. Stavo per lasciarti solo. Perché mi ha riportata qui? Non mi ha voluto dire nulla di lei. Qui l'ho trovata e qui la riporto. Ricorda ieri sera? Ora quest'acqua non ha più alcun fascino per lei, signora. Ora ha capito che se Dio vuole che viviamo, una ragione c'è. Non mi perdonerà mai. Chi? Mio marito. Non ho saputo apprezzare il bene che mi ha dato. Gli uomini hanno bisogno di perdonare. Che cosa fa suo marito? Insegna all'università, il professor Santini. Ah, il matematico, uno studioso. Un uomo chiuso in un mondo tutto suo, dal quale mi sentivo esclusa. E così ho cominciato a ribellarmi all'idea di vivere nella sua ombra, di non avere importanza. Mi annoiavo e pensai che anche l'amore fosse morto. Poi venne un altro. E io credetti lui perché seppe lusingare la mia vanità, ridare vita ai miei sogni. Mio marito è fuori Roma, così ieri sera... Pronto?
Pronto, sei tu, caro. Scusami, ho fatto molto tardi, lo so, ma fra pochi minuti sarò da te. Pronto? Ah, se lo sapessi. Pronto? Pronto? Ma perché non parli? Pronto? Ma... come? Cosa? Ho molto riflettuto, Linda. Sarebbe una vera follia. Una follia? Ma ti rendi conto di quello che dici? Una follia? Sì, credimi, Linda. Il nostro è un sogno irrealizzabile. Non posso assumermi questa responsabilità. Non farei che rovinare la tua vita. E arriveresti a odiarmi. Non è possibile. Dimmi che non è vero. Che è uno scherzo. Dimmi che hai scherzato. Dimmelo. Tutto è contro di noi. La mia carriera, la mia famiglia. Io guardo in faccia la realtà. Cerca di essere ragionevole anche tu. No. No, mi fai impazzire. Non è possibile. Oddio, io perdo la testa. Bisogna che ti veda, che ti parli. Dimmi dove sei, vengo subito da te, ti prego. È inutile. Non posso più fingere con mio marito. Sono a un telefono vicino alla stazione. Parto fra poco. Come? Parti? Ma... allora... Linda, è meglio per tutti e due, credimi. Non ti disperare. Un giorno ne riparleremo e ne rideremo insieme. Pronto? Pronto? Linda, pronto? Dio, che ho fatto? Non è possibile. Dio, che ho fatto? Raggiunsi questo ponte senza neanche sapere come. Avevo distrutto una realtà, mio marito, per un sogno, una follia. Pensai che soltanto la morte poteva liberarmi. Perché non ritorna a casa? No, è troppo tardi, sarà la mia punizione. Lei deve comprendermi. Come potrei guardare in faccia mio marito? Come potrei? Ma torni a casa. Proverò. A lei devo la vita. Non a me. Sorge il sole, Linda. C'è sempre un domani. Andiamo.